permettetemi innanzitutto di darvi il benvenuto nella residenza. Sono molto lieto di fare la vostra conoscenza e di avere questa occasione. Ringrazio il dottor Toscani che mi ha dato questa opportunità di conoscervi, di riunirci qui questa sera. Io ho scoperto subito l'esistenza del vostro network con grande direi entusiasmo, con grande interesse. Sono molto lieto di essere stato nominato ambasciatore nei Paesi Bassi. I Paesi Bassi sono un paese che magari voi dovete spiegare a me più che io a voi, però per quanto ne so io è sicuramente un paese che, come si dice in inglese, it punches above its weight, e cioè ha un peso ponderale del contesto europeo e anche, diciamo, multilaterale, sicuramente superiore alle proprie dimensioni demografiche, geografiche, e anche una dimensione economica più che proporzionale. Allora, questo naturalmente, il fatto che ci siano professionalità italiane in diversi campi, in diversi settori, come voi tutti rappresentate, di così elevato livello, di cui siamo molto fieri e molto orgogliosi, è conseguenza proprio del fatto che i Paesi Bassi they punch above their weight, perché se non fosse così probabilmente molti di voi non sarebbero qui stasera. Per l'ambasciata, per me è una sfida, perché io ho avuto dal ministro Gentiloni il mandato di valorizzare, o di continuare a valorizzare, di continuare l'opera del mio predecessore, la presenza e le professionalità, le eccellenze della professionalità italiana nei Paesi Bassi. Abbiamo un polo di agenzie, corti, tribunali, uffici regionali e globali che raccolgono complessivamente circa 700 italiani nei diversi settori, e il mio compito, il mio mandato e il mio intendimento è quello di promuovere una interazione, uno scambio con voi. L'ambasciata cura i rapporti istituzionali e ha interesse a valorizzare quello che fate. In fondo siete tutti, nel contesto in cui operate, siete tutti degli ambasciatori d'Italia. E quindi avete delle responsabilità di proiezione, di immagine, che su cui, di cui poi l'immagine dell'Italia ne beneficia. L'immagine d'Italia, per quello che ho potuto vedere nei primi 4 mesi che sono qui, è un'immagine molto positiva, direi superiore alle mie aspettative. Questo in parte è un tratto, devo dire purtroppo, comune, dico purtroppo perché l'immagine dell'Italia all'estero, chi sta all'estero ha una percezione dell'immagine dell'Italia che è di gran lunga superiore alla percezione dell'immagine d'Italia che chi sta in Italia. Quindi c'è una sorta di scompenso, diciamo, con cui ci confrontiamo. Il dottor Toscani mi ha offerto, e voi con la vostra presenza mi offrite questa occasione di confronto. Io voglio, soprattutto mi aspetto di lavorare, di attingere da voi indicazioni, suggerimenti su come lavorare insieme. Io ho di fronte a me un mandato di 3-4 anni, quindi ho il vantaggio di poter investire in questo. Naturalmente le risorse, non sgombriamo subito il campo da qualsiasi tipo di risorse di cui dispone l'ambasciata, le risorse pubbliche sono
sempre più ridotte. Ecco, organizzazioni internazionali. L'altra sfida del mio mandato, della mia presenza, è quella che l'AIA, come ambasciata, è diciamo un po' anomala rispetto a tutto il resto della rete, perché è l'unica capitale, l'unica sede dove abbiamo solo un'ambasciata che ha il doppio cappello, il cappello che poi si scompone in altri cappelli, ma insomma due grossi cappelli, multilaterale e bilaterale, e quindi io devo, gioco forza, dividermi, dosare, cercare di trovare il giusto equilibrio fra l'aspetto multilaterale e l'aspetto bilaterale. Però gli italiani che lavorano, alcuni di voi sono nel settore privato, altri invece lavorano presso organismi, corti, tribunali, agenzie, eccetera, hanno, diciamo, rappresentano poi l'unione fra la dimensione bilaterale e la dimensione multilaterale, quindi anche quello è un plus che va in qualche modo valorizzato. Dicevo, ho 3 anni davanti a me, vorrei fare delle cose, vorrei promuovere. Nel 2019, che vi sembrerà molto lontano, il 15 settembre 2019 ricorre il 160esimo anniversario dei rapporti diplomatici in Italia. Avremo probabilmente una grossa visita istituzionale l'anno prossimo. L'obiettivo è quello di promuovere iniziative puntando soprattutto alla qualità, non alla quantità. E sono adesso impegnato, siamo impegnati con i miei colleghi, con Marco che ci ha accompagnato e che è stato poi quello che mi ha presentato per primo quando ero ancora in Italia la vostra network. Io credo che il vostro network è un asset molto importante, molto valido. Io già me lo sono, fra virgolette, venduto e me lo vendo con molti italiani che incontro, mi è capitato già, riceverà il dottor Toscani sicuramente delle sollecitazioni, delle richieste di adesione. E quindi, ecco, queste erano un po' le cose che vi volevo dire. Parlando con il dottor Toscani, quando è venuto a trovarmi, ci siamo interrogati su quale poteva essere l'obiettivo di questo incontro. Beh, innanzitutto presentarsi, conoscersi, ma poi volevamo anche dare, diciamo, un obiettivo più concreto a questo incontro, e l'obiettivo forse è stato quello, come forse anche lui avrà anticipato, di vedere insieme come fare per valorizzare meglio le vostre professionalità, che cosa possiamo fare insieme con l'ambasciata. Ma a questo punto forse è meglio che do la parola, altrimenti facciamo tardi. Prego.